Io sono Giuseppe Carleo, sono palermitano, sono diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Questa è la seconda volta che sono ospite con il mio lavoro qui al Torino Gay Lesbian Film Festival. L'anno scorso avevo presentato un documentario sul percorso LGBT a Palermo e questa è la prima volta con questo cortometraggio che si intitola Officium, è la prima volta che mi approccio ad un lavoro di finzione. Quindi vediamo il pubblico come risponderà a questo mio primo esperimento. Il film è una trilogia sulla donna, comunque tre modi di sentirsi donna. Ci sono queste tre protagoniste che ovviamente osservano una scena di una quotidianità banalissima, sono quattro ragazzi che scherzano fra loro commentando il passaggio di una bella ragazza. Ecco, questa scena apparentemente banale scatena in loro desideri, passioni, insomma, si ritrovano ad esplorare se stesse attraverso delle fasi oniriche. Questo, diciamo, è il succo del cortometraggio. Devo dire che è un argomento molto lontano da me perché comunque si tratta di desideri dell'universo femminile, quindi mi sono divertito, diciamo, in questa esplorazione. Devo dire che questo è il frutto di un incontro con tre donne che mi hanno permesso di scrivere questa storia. Se io non avessi incontrato queste tre donne così particolari, probabilmente questa storia non sarebbe mai esistita. Ma questo è un festival molto caloroso, devo dire, quindi mi piace sempre tornare, spero di tornarci con altri lavori, assolutamente sì. È così lontano dalla Sicilia, però ha il calore molto vicino alla mia terra.